Eccoci qua con Barbara e Marco. Allora, Barbara, tu oggi vuoi. Di cosa vuoi parlare? Cos'è che mi hai appena accennato? Voglio dare la definizione legale di persona, di finzione giuridica. Ok, perfetto. Allora, la finzione giuridica, lo leggo da un sito di diritto proprio, la finzione giuridica è un espediente escogitato in vista di un fine pratico che porta a un'ipotesi di difformità tra la realtà giuridica e la realtà storica. È un'assunzione coscientemente falsa, ma accettata per un qualche fine pratico. Il diritto, nella figura del legislatore o del giudice, finge che un determinato fatto sia vero o avvenuto, nonostante non vi siano prove certe e inconfutabili circa la sua effettiva verificazione, o addirittura, sebbene sussistano elementi chiari e inequivocabili, che quel fatto non si è proprio avverato, non si è mai verificato. La realtà concreta è modificata e corretta, in quanto si finge che al posto del fatto realmente accaduto se ne sia verificato un altro, che possa essere ricondotto a una determinata fattispecie sotto la quale il fatto reale non poteva essere sussunto. Questo è faremo un chiarimento su questa parola. Posso dire. Voglio leggerne un altro pezzettino e poi dirò due parole su questa cosa. È il diritto, sempre inteso nella duplice accezione di organo legislativo e organo giudiziario, perché il diritto ha tutte e due, predispone finzioni giuridiche in situazioni eterogenee. Alcune volte la legge considera vero un fatto nell'impossibilità di accertare se il fatto sia realmente accaduto. E adesso qua mi fermo perché credo che sia chiaro che cos'è una finzione giuridica. Una finzione giuridica è un po' la sistemo come mi fa comodo in questo momento, perché se un fatto è avvenuto, è avvenuto. Se un fatto non è avvenuto, non è avvenuto. Quindi che cosa mi serve? A cosa mi serve la finzione giuridica? Mi serve per fare in modo di far accadere quello che non è accaduto. E a cosa mi posso riferire io in questo momento? Per esempio, mi posso riferire alla finzione giuridica persona fisica. La persona fisica non è mai accaduta, perché l'uomo non è mai stato una persona fisica, e quindi un organismo, una finzione giuridica. L'uomo è l'uomo. L'uomo non è mai morto in mare. Quando nasce, non muore in mare. Quindi è grazie alla finzione giuridica che posso traslare, lo dice, posso dire che il fatto, anche se non è avvenuto, lo posso dire, posso traslare l'uomo come essere vivente e farlo diventare persona fisica e quindi un pezzo di carta, il codice fiscale, una serie di numeri. Lo posso fare perché rendo vero un fatto che non è mai esistito. Il fatto che sono morti in mare gli uomini non è mai esistito, però lo traslo, lo faccio diventare reale con la finzione giuridica e lo rendo morto e quindi parlante attraverso una carta d'identità. E E questo è legale, giusto? questo è Ecco, legale. questo ci dice molto Non è riguardo, legittimo, però è legale. ci dice molto riguardo, diciamo, il vero intento che sta dietro lo scenario che abbiamo davanti quando ci confrontiamo con il sistema. Quindi, perché in un sistema, diciamo, genuino e con intenti che sono benevoli per l'umanità, queste finzioni non possono coesistere, non possono esistere, e infatti stiamo andando in quella direzione, perché adesso in questo momento tutto ciò che non è in integrità con le verità delle leggi naturali deve venire in superficie, deve essere riconosciuto e poi crolla completamente perché stiamo andando verso altri livelli di integrità e quindi queste finzioni, possiamo chiamarle come ci pare, non possono essere più sostenute. Quindi
Quindi diciamo la funzione, questa finzione giuridica, diciamo che ormai sta rapidamente appartenendo sempre più a un passato. E adesso sta a noi correggere queste finzioni e invece portare la verità. Esattamente, è quello che stiamo facendo, no? Esatto. Ognuno nel proprio modo, più possibile questo modo è lontano dalla finzione giuridica e più è vicino alla nuova realtà, alla nuova matrice, alla nuova costruzione. Certo, ora la domanda è questa. Andiamo sempre lì, andiamo sempre sull'aspetto, diciamo, energetico. Molte persone sono così, hanno abbracciato così profondamente le finzioni, non solo quella giuridica, ma in genere, che non sono pronte a lasciarle tutte all'improvviso. Quindi la domanda è questa: smettiamo di fingere al 100 in uno schiaffo, oppure facciamo i carini, no? Ok, fingi un altro po' prima che la aspettiamo altri 2 o 3 anni, così fingi un altro pochino e ti coccolo un pochino, così stai un pochino meglio. Cioè, qual è la direzione? Perché se facciamo una situazione a Taglio netto. taglionetto. E poi c'è gente che si arrabbia e ci dice che siamo. Complottisti, negazionisti. Minimo, poi se Esatto, no ci viene anche a te, ci va anche a sì. Comunque, TSO. questa è una domanda che si risponde da sola, anzi, non sta a noi rispondere, perché sarà la vita stessa che ci darà la risposta, la vita stessa che ci ama e quindi misurerà lei diciamo, il quanto essere netti e il quanto essere morbidi. È stata morbida per tantissimo, per millenni. Adesso ci stiamo avvicinando a un punto in cui il bruco deve diventare farfalla. Adesso non c'è più tempo. No, Ok, ti do altri 2 ore, però dopo apri le ali ali e e voli. vola, Ok, altrimenti rischi di morire dentro il esatto. bosco. Allora, diciamo che la tua domanda è molto pertinente, no? Cosa facciamo? Teniamo questo taglio netto e quindi ci mettiamo lì davanti a questo organismo, chiamiamolo sistema, no? E diciamo, allora no, qui non si fa così, basta, finito! Lo facciamo morbidamente? Sì, lo potevamo fare qualche anno fa. Giustamente non c'è più tempo ormai. Allora cerchiamo di, come dico sempre, mediare, no? E quindi utilizzare quello che c'è. E in questo momento cosa abbiamo noi in mano? Abbiamo i documenti di Ether, della nuova governance, quindi dall'io sono, dalla dichiarazione di io sono, ai documenti proprio della nuova governance, che permettono di fare cosa? Permettono di prendere consapevolezza in maniera stratificata a più livelli. Quindi intanto io leggo con gli occhi e la mente e quindi comunque in un modo o in un altro mi rendo conto di quante legislazioni sono su questa persona fisica, no? Questa definizione giuridica e nello stesso tempo a livello animico capto quanto è grande invece, no? L'orizzonte che ho di fronte. Quindi che cosa fa questo documento? Un documento sì, è legale. È legittimo, ma è anche un documento energetico, cerca in qualche modo di riallineare quelle due parti che devono andare di pari passo, no? Per fare in modo che gli occhi si aprano, gli occhi della mente si aprano, no? I miei occhi sono aperti. Aprire gli occhi non vuol dire soltanto avere ben chiaro che cosa nasconde la geopolitica mondiale adesso, no? Ma che cosa nasconde invece la geopolitica interiore adesso, no? Tra le nostre due parti. Quindi questi documenti sono importanti anche per questo, perché è un modo, un mezzo molto veloce, perché l'io sono, poi la dichiarazione di io sono, io consiglierei proprio una lettura a mo' di favola prima di andare a letto, diciamo, anche ai bambini, da quanto è perché è destrutturante. È quasi, il prologo è quasi una meditazione leggerlo, no? Per me lo è. Quindi questi documenti sono importanti in questo momento perché sono quasi una via di mezzo, no? Tra le due. O do un taglio netto, lo faccio, però non lo deposito da nessuna parte. Quindi non mi sto esponendo totalmente come potrebbe essere un'altra delle tante modalità di autodeterminazione e quindi o di sovranità, no? Quindi non vado a depositare e dico, ah, guarda che io da oggi in poi, se tu mi dai tra una settimana non mi rispondi, io sono un sovrano, non lo faccio.
cioè lo integro, lo leggo, lo integro, lo compilo, quindi sto mettendo il mio, cambio i dati, no? Diventa Certo. qualcosa che mi sta entrando, mi sta appartenendo, la firmo. Quindi appongo la mia impronta biochimica e poi ci metto l'impronta digitale che è proprio qualcosa di sigillante. Questo. Quando ho fatto questo atto è un atto magico, no? No? Che in qualche modo mi permette di mediare in questo momento perché non lo deposito, adesso non lo prendo e lo vado a sbattere in faccia, no? All'agente del sistema, magari al comune di residenza per dirgli ah tu questo adesso io da qui in poi. Lo metto nel mio cassetto, no? Lo tengo lì, ma so che è legale e è legittimo, cioè non è ho scritto una poesia, no? Ci sono riferimenti legali su questo documento che mi collocano in uno status ben preciso e quindi fuori da questo sistema. E da lì io posso agire nel mio perfetto modo in questo momento, quindi secondo la mia coscienza, la mia consapevolezza, secondo le mie paure, quindi e ecco che mi permette di essere quasi proprio uno strumento anche interiore, perché mi permette di mediare con me stesso dove voglio azzardare l'azione oppure dove non la voglio azzardare, cioè dove voglio immettere, incanalare il coraggio e dire ok, adesso a questo che mi ha fermato, invece di sì, hai ragione, gli dico, ma mi dici che non è vero questa cosa? Cioè, magari la posso prendere così, no? Magari c'ho il military order insieme, no? In mano, e quindi dico, ma mi dici che non è vero? Quindi, con i miei tempi, io magari gli dico, guardi, si può tenere questo, lo faccio vedere al comando, e poi magari mi chiama, guardi, questo è il numero di telefono, ci sentiamo. E invece magari c'è chi sta 2 ore dentro la stazione dei carabinieri a spiegargli, no? E lì va bene, no? Oppure c'è quello che non lo fa vedere perché dice, oddio, questo adesso mi arresta. Vanno bene tutte e tre. Sono in diversi tempi, no? Certo. E però tutti e tre hanno prodotto qualcosa. Cioè, Hanno messo insieme. la consapevolezza che intanto non siamo persone fisiche e quindi non siamo finzioni giuridiche. Non è che io sono morto in mare, perché tu pensi, come finzione giuridica mi determini morto in mare. Io sono vivo e in carne e ossa, quindi. Ok? Certo. Quindi è tutto alla fine è molto semplice. Il processo di assimilazione di un nuovo concetto, di un nuovo programma, di una nuova realtà parte all'inizio come un concetto mentale e poi per diventare veramente, perché tu diventi quello che hai appena assimilato, deve diventare deve diventare cellulare, tu diventi quella cosa. Quindi finché è solo un concetto che hai in testa, ancora, diciamo, uso una parola pericolo, c'è un pericolo nel senso che non sei ancora perfettamente forgiata, non sei diventata quello che dichiari di essere e finché non sei diventata quello che dichiari di essere a livello cellulare, ci sono ancora, diciamo, delle esperienze che potrebbero essere, diciamo, colorate. Diciamo un po' come mi viene in mente, mentre parlavi mi veniva in mente, è come se tu fino a ieri avessi guidato una 500, quindi sai come con la trazione posteriore, quindi sai come funziona quando prendi le curve, no? Come si muove, ok? Ora, da domani mattina tu hai una Ferrari, bellissima, rossa, stupenda, fantastica, entri e già solo accenderla è diverso, ok? Quindi prima proverò, perché se io metto in moto, parto, non arrivo neanche No, chiaro. all'angolo perché ho già distrutto la mia bella Ferrari, no? Quindi noi siamo una Ferrari, anzi noi forse siamo anche molto di più, però diciamo che non siamo la 500, la finzione giuridica, siamo uomini, quindi siamo la Ferrari, però siccome siamo stati abituati a vivere come una persona fisica, quindi come una finzione giuridica, oggi sapere usare l'uomo ha bisogno dei tempi, no? Ok, allora la domanda è questa. Cosa determina la lunghezza dei tempi? La lunghezza dei tempi è Dimmela determinata tu. dalla tua passione, dalla tua determinazione, dal tuo desiderio di veramente cambiare, perché un conto è dirlo e un conto è farlo. E dipende da quanto tu intensamente sei, diciamo, hai il desiderio,
ne hai avuto abbastanza e adesso, quindi più appassionato sei, più sei hai un'intensità nella tua azione di cambiamento, più il cambiamento in un certo senso è breve, perché ci sono molti che continuano poi a distrarsi, sì lo faccio, forse domani, questo weekend devo andare al mare, quindi non è una questione per alcuni è proprio una questione di vita o di morte, adesso non voglio essere drammatico, però nel senso che no, è vero. Sono pronto per cambiare, l'impellenza, e quello i tempi sono molto brevi, per altri si sono molto lunghi perché hanno mille altre cose, poi ci credono, però no, aspettiamo. Quindi di te, sì. La tempistica è basata su ogni scelta individuale, ogni posizione, ogni frequenza vibrazionale, esatto. Interiore individuale. Di frequenza interiore, giusto? Esatto. Bene, quindi quando vogliamo, ci domandiamo a questa cosa, quando succede? La domanda è: quando vuoi che succeda? Lo decidi tu. Quanto tu sei pronto, quanta passione hai, quanto desiderio hai veramente che succeda questa cosa? Perché se decidi tu, misuri te le dosi. Certo, e la passione e il desiderio, diciamo, che sono inversamente proporzionali alla paura che hai poi di affrontarle, perché cioè, il desiderio, diciamo, questa imminenza, no? questo desiderio di sentire questa libertà in tutte le cellule, poi si scontra con la paura veramente di sentire quanto siamo divini, no? E quindi che questa libertà in realtà ci è sempre appartenuta. Certo. Quindi, e qui in questo momento poi in special modo c'è tutta questa paura, no? che è proprio lì ad alimentare questo. Però, e in questo il sistema paradossalmente ci sta aiutando. Esatto, però è come se stesse accelerando. Aumentando gli abusi, aumentando le sollecitazioni, esatto. Diciamo, aumentando stringendo sempre di più queste mura delle prigioni, si spinge un po', ci spinge a andare oltre la paura, affrontare questa paura, perché la paura è un dono, perché attraverso la paura noi capiamo che c'è qualcosa dentro di noi che deve essere corretto, sì. Quindi è il nostro migliore amico in un certo senso, reputo una dei partecipanti al mio esercito più potente. Esatto, quindi poi si può, dipende da che uso si fa della paura, perché posso fare l'uso della paura come scusa per non fare, per restare nella zona di conforto, posso usare la paura come sollecitazione per uscire fuori dalla zona di conforto, quindi siamo sempre noi che dipende a come rispondiamo alle situazioni, sì. Che creiamo il risultato. È vero. Bene, allora, pensi che abbiamo concluso questo interessante argomento? Sì, abbiamo anche fatto una bella chiacchierata come sempre. Ok, perfetto, grazie. Grazie, Marco.